Finalmente, dopo il restyling, la city car più amata dalle donne torna in redazione in un'inedita versione elegante, raffinata e attenta all'ambiente. Si chiama Lancia Y Alberta Ferretti. Ve la racconto in questo nuovo video, ma prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdervi nessuno dei nostri ultimi contenuti. Peculiarità estetiche che caratterizzano questa edizione c'è sicuramente il colore carrozzeria, grigio Alberta Ferretti, una tinta iridescente che fonde il grigio alla rosa, eleganza e femminilità. A contrasto invece le calotte degli specchietti, con effetto cromo satinato. Per chi non vorrà optare per questa colorazione, la nuova edizione speciale di Y sarà comunque disponibile nella tinta pastello bianco neve, nel metallizzato grigio pietra, nel nero vulcano e nel bicolore nero che alterna la finitura lucida con quella opaca. Nel frontale trovo molto bella la nuova griglia a listelli verticali comparsa con il restyling e apprezzo la presenza delle luci diurne a LED. Altrettanto affascinanti i cerchi da 15 pollici neri diamantati esclusivi di questa versione, abbracciati dai passaruota sopra i quali campeggia il logo Alberta Ferretti. Classico il posteriore bombato che riporta i loghi Y e Hybrid sul lunotto e ospita un piccolo terminale di scarico cromato. Le dimensioni compatte rimangono invariate rispetto a tutte le altre versioni, con una lunghezza di 384 cm, una larghezza di 168, un'altezza di 152 e un passo di soli 239 cm. Questo influisce certamente nell'abitabilità, garantendo un comfort adeguato per tutti e quattro i passeggeri, compresi i due che viaggiano posteriormente. Attenzione però a chi siede dietro il guidatore, perché proprio ai suoi piedi è alloggiata la batteria del sistema mild hybrid, mentre come comfort avrà a sua disposizione le tasche sul retro delle sedute anteriori. In quanto allo spazio imbagagliaio, abbiamo una capacità che parte da 245 litri, fino a raggiungere un massimo di 820, abbattendo gli schienali dei sedili posteriori frazionati in 40 e 60. Il piano presenta un piccolo scalino e sotto troviamo un kit di gonfiaggio. Presenti i comodi ganci a cui appendere per esempio le borse della spesa. All'interno Lancia Y Alberta Ferretti è eco-friendly, grazie all'utilizzo di tessuti sostenibili come il Sequal che riveste i sedili, che si sono rivelati piuttosto comodi, con regolazioni manuali. Un'altra peculiarità è i numerosi dettagli rose gold che impreziosiscono l'abitacolo, come le cuciture a contrasto, il calice del volante multifunzione, le cornici delle bocchette dell'aria, la manopola del cambio, la parte interna delle maniglie o il monogramma AF ricamato sui poggiatesta dei sedili. Un tocco di classe inoltre è dato dal rivestimento in morbido silk nero della plancia. Per quanto riguarda la tecnologia, in console centrale spicca il touchscreen da 7 pollici del sistema di infotainment Uconnect, che dispone di Apple CarPlay e Android Auto via cavo. Oltre ad essi ovviamente non mancano le funzioni più essenziali, come la radio, i media o le informazioni generali. A fianco del display la presa USB, mentre subito sotto spiccano i comandi della climatizzazione monozona. La presa 12 volti invece è locata più in basso, dove troviamo anche i portabicchieri. La strumentazione posizionata centralmente invece non è altrettanto tecnologica. I quadranti sono ancora analogici, mentre al centro troviamo un piccolo schermo monocromatico. Ed eccoci alla guida della nuova Lancia Y Alberta Ferretti. Due le motorizzazioni tra cui scegliere, hybrid oppure GPL. Noi stiamo provando la hybrid, equipaggiata con un propulsore 1000 Firefly in grado di erogare 70 cavalli di potenza e 92 Nm per metro di coppia.
Le prestazioni chiaramente sono da City Car, con un'accelerazione da 0 a 100 coperta in 14,2 secondi e una velocità massima di 162 km all'ora. In abbinamento alla nostra motorizzazione un cambio manuale a 6 marce, con una leva corta e una rapportatura corretta. Molto bene lo sterzo, leggero e con un raggio sorprendente, decisamente sopra la media, ottimo per destreggiarsi nel traffico cittadino. A questo vengono in aiuto ovviamente anche le dimensioni compatte di Y, i sensori di parcheggio che menzioneremo poi e le sospensioni, che assorbono con un'adeguata efficacia le asperità del terreno. Se i consumi dovrebbero essere un punto di forza di questa versione mild hybrid, devo dissentire, perché se la scheda dichiara una media di 4,9 litri per 100 km, noi ne abbiamo rilevati oltre 6. Un risultato che giustificherei dal fatto che non abbiamo provato nuova Y prettamente nel suo ambito, ovvero quello urbano, ma anche in numeroso extraurbano. Se nella scorsa generazione di Lancia Y si sentiva la mancanza degli ADAS, ora possiamo vantare almeno del cruise control, che però non è adattivo. Nessuna telecamera posteriore, bensì i sensori. Insomma, Lancia Y rimane sempre fedele a se stessa, ma con numerose migliorie che negli anni le hanno fatto guadagnare un migliore piacere di guida e più tecnologia. Ma in sintesi rimarrà sempre l'auto più modaiola del gruppo Stellantis. Come sempre concludiamo il video con il capitolo prezzi. Nuova Lancia Y Alberta Ferretti Hybrid parte da 18.500 euro, ma come di consueto vi invito ad andare sul nostro sito www.showcarnews.it, dove troverete sia il configuratore che l'articolo completo. Per qualsiasi curiosità potete sempre scriverci al nostro numero di WhatsApp o SMS e non scordate di seguirci anche sui profili social su Facebook, Instagram o TikTok. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e noi ci rivediamo alla prossima prova. Thank you.